noto attore Francesco Benigno non si risparmia in una diretta Facebook in cui sfoga la sua rabbia contro la conduttrice Vladimir Luxuria. Dopo essere stato espulso dall'Isola dei Famosi, l'attore ha scatenato un botta e risposta sui social media che sembra non vedere una conclusione pacifica. Durante l'ultima diretta, Benigno ha condiviso alcuni contenuti privati tra lui e la conduttrice. Ha detto chiaramente: "Caro Vladimiro, non starò più zitto, la bomba sta per essere sganciata, così tutti sapranno la verità. Non volevo arrivare a tanto, però dopo il tuo video finto e pieno di bugie e ulteriori offese dove hai messo in mezzo mio figlio, ora ti sistemo per bene." Nel corso della diretta, Benigno ha mostrato un video in cui Luxuria risponde alle sue accuse e cita l'attrice Alessandra Di Sanzo. Poco dopo, ha fatto ascoltare alcuni messaggi vocali intercorsi tra lui e l'attrice, nei quali esprime il suo disappunto per gli interventi della conduttrice. Ha affermato: "Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay. Troppe ne ho dovute cancellare. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa. Mi ha scagliato l'odio addosso dicendo bugie." L'attore non ha esitato a parlare anche di un truccatore conosciuto da entrambi, criticando duramente il suo comportamento duplice. Ha detto: "Io ti ho insultato? E quelli che mi hai fatto tu? Io ho attaccato la tua identità? E tu mio figlio?" Poi sotto quel suo video hanno commentato anche artisti più o meno conosciuti. Anche qualche amico comune gay ha commentato, uno in particolare, che ha scritto: "Brava Vladimir, hai detto tutto perfetto. Questo è un truccatore che conosco." Benigno conclude con una denuncia di ipocrisia. Nella sua tirata finale, Francesco Benigno ha evidenziato una percezione di falsità e ipocrisia nel comportamento di alcuni, compresa Luxuria. "Ipocrita. Scrivi pubblicamente a Vladimiro che è stata brava, ma poi sparli di lei dietro. Appena arrivano i vocali di quello che dite alle sue spalle, poi le scrivete che è stata brava. Spiegagli perché alle spalle fate tutto sto schifo. Perché in pubblico ti nascondi e fai il suo amico, mentre le sparli alle spalle. Niente si fa che tutto si sa, caro mio.